ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buongiorno, buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno, ciao Paola, ciao a tutti, ciao a voi che ci state seguendo. Adesso che però cominciate ad andare un po' anche al mare così, probabilmente perderemo un po' di pubblico. Ma però no, voi girate i canali perché durante la notte poi sicuramente poi riuscite a ritrovarci ugualmente. E vogliamo parlare del canale YouTube dedicato? Il canale YouTube dedicato, dove tra l'altro tutte le trasmissioni che eventualmente per qualche ragione, magari siete in giro, andate a ballare o andate da qualche parte, le perdete dalla televisione, il giorno dopo le potete rivedere sempre sul nostro canale YouTube dedicato. Dedicato. TV Nelly, o TV Nelly come lo chiamo, oppure TV Nelly come si direbbe nel nord, TV Nelly. Vogliamo dare anche i tuoi account Facebook? Sì, dai, diamo i miei account Facebook. E diamoli. Non ci spende niente. No, però. Ma diamoli. Ma costa qualcosa? Ma no, ma diamoli, Luciano Nelly, poi c'hai Luciano N. Nelly. Allora, ci sono le poste, le mail, ci sono tante cose, comunque voi digitate Luciano Nelly e da qualche parte vi andrete a finire sicuramente. Sicuramente. E noi oggi andremo a finire in un territorio vastissimo, l'amore. Perché arriverà l'amore e a portarcelo è Paola D'Amì. È la storia di sempre. Dopo il giorno arriva la sera, dopo la gioia il dolore. Decidi tu. Arriva, arriva l'amore. Arriva con il dolore. Ti porta tanto calore, ma poi ti spezzerà il cuore. Arriva, arriva l'amore. Arriva con il dolore. Ti porta tanto calore, ma poi ti spezzerà il cuore. Non avere paura, devi andare sempre avanti, forse è meglio sbagliare che star fermi a guardare. È la storia di sempre, dopo il giorno arriva la sera, dopo la gioia il dolore. Decidi tu, arriva, arriva l'amore, arriva con il dolore, ti porta tanto calore, ma poi ti spezzerà il cuore. Arriva, arriva l'amore, arriva con il dolore, ti porta tanto calore, ma poi ti spezzerà il cuore. Arriva, arriva l'amore, hey-oh! Arriva, arriva l'amore, hey-oh! Arriva, arriva l'amore, arriva con il dolore, ti porta tanto calore, ma poi ti spezzerà il cuore. Arriva, arriva l'amore, arriva con il dolore, ti porta tanto calore, ma poi ti spezzerà il cuore. Arriva, arriva l'amore, arriva con il dolore, ti porta tanto calore, ma poi ti spezzerà il cuore. Arriva, arriva l'amore, arriva con il dolore, ti porta tanto calore, ma poi ti spezzerà il cuore. Proseguono i ritornelli con la grande orchestra dell'amico Mario Riccardi, questa bellissima orchestra che viene dal Pesaro e ci fanno ascoltare Dolores, grande successo di Riccardi. Sei tu, Dolores, la donna del mio cuore, con un bacio mi hai fatto innamorare. Sei tu, Dolores, il mio più grande amore, nel mio cuore ti sento palpitare. Una romantica chitarra per te stanotte suonerà. Sei tu, il mio cuore, amo te.
passione. Io canto per te questa canzone. Sei tu, Dolores, la donna del mio cuore. Andiamo così a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. E si è aggiunta un artista in più, la bimba di Elisa, che si chiama Aurora, molto bellina, molto simpatica. E tra l'altro anche l'altra volta che siamo stati, che siete venuti in televisione, che ci avevamo anche un mago che faceva palloncini, ti sei divertita anche tantissimo. Vai a scuola, Aurora? Che classe fai? Terza A. Terza A. La terza A, ecco, anche la sezione, ovviamente. Certo, già alle medie allora fai già. No. No, terza elementare. Elementare. Vabbè, la prima. Hai capito, vabbè. Però va puntualizzata, terza A. Terza A, perché c'è anche C, no? Giustamente. Sì. Io andavo nella C, nella sezione C, tutte femmine. Tu ce l'hai i maschietti in classe? Sì. Ecco, certo, vedi, ce l'hanno già. Noi no. Li abbiamo fatti fuori tutti i maschi. Comunque, un bel gruppo, ovviamente composto da quattro elementi, un bel gruppo che fanno un genere. Che genere fai normalmente durante le serate? Un po' vario. Vario. Abbiamo sentito molto... che Elisa gli piace il moderno, la disco, quindi sicuramente è specializzata nel far muovere la gente. Sì, lei viene a chiedermi il disco anche mentre si fa il giro di liscio. Dice, ma fai un tag e poi dai dentro. Certo. Ma ha ragione, certo, eh. Guarda che oggi come oggi il mondo è un po' cambiato, è cambiato, c'è tanta voglia di muoversi di più e quindi c'è sicuramente tanto pubblico che ha voglia di divertirsi di più, quindi con i balli di gruppo, eccetera. Vero, appunto, vero. Che capita, a volte capita anche, ballano a balli di gruppo anche lenti, cioè, quindi come fanno non lo so, però riescono a tempo anche. Valzer, tango. Sì, vero. Mentre tu suonate un valzer, un tango, arriva e dice, scusa, facciamo, non so, Spagna, facciamo, quindi roba degli anni Ottanta, bello, però è Boney M, bello. Sì, potrebbe essere un'idea, si può provare. Si può provare, La vedo dura. Facciamo i valzer, diciamo, a tre quarti pigiati, come si faceva una volta. Allora, facciamo così. Per quale ragione, Johnny, il pubblico dovrebbe venire a ascoltare, a ballare con l'orchestra Elisa e Johnny? No, la ragione, non lo so, cioè, per ascoltare anche la nostra musica, soprattutto la voce dell'Elisa. La voce dell'Elisa. Che merita ascoltarla, poi magari anche tutto il gruppo, perché anche Pino che canta, bravissimo. Poi ti inventerei, bravissimo, è un bravissimo musicista, quindi... Elisa invece, per quale motivo, la stessa domanda, per quale motivo il pubblico dovrebbe venire a ascoltare l'orchestra Elisa e Johnny, a ballare con voi? Per la nostra musica e per la simpatia. Per la simpatia. Per la simpatia, perché anche quando siamo sul palco... Sì. Diamo tutto, la solarità di Elisa, per la voce e adesso della verità, lo voglio chiedere anche a Aurora, perché dovrebbero andare a ballare ad ascoltare l'orchestra Elisa e Johnny, Aurora?
Per me perché sono bravi cantanti. Sufficiente. Vedi, la voce della bocca della verità. È sufficiente. Ecco così. Non è neanche di parte. No, infatti. No, vabbè, assolutamente. È sufficiente. Bravi. Va bene, andiamo ad ascoltare C'è il sole. Sì. Io vi ringrazio di essere stati grazie con noi. Grazie a voi. È stato un piacere. Johnny ed Elisa e Aurora. Sì. Salutiamo anche gli altri componenti del gruppo e grazie di essere Pino stati con Beppe, noi. Sì. Pino e Beppe, sì. Ciao. C'è il sole. Elisa e Johnny. È questa. I nostri inviati speciali dove saranno? Non so, quel in che giro. So è che intervisteranno qualcuno. Vai ragazzi, forti! Siamo qua a Siena con, what's your name? Samantha. Samantha, che lei è di New York. Sì, di New York. New York. Lei ha una particolarità, Samantha, lei vive... in una contea di Westchester County, che è un posto dove io negli anni 90 sono andato per un periodo a studiare inglese, e lei vive molto vicino a Tarrytown? Sì, sì, come 20 minuti. Come 20 minuti. Sapete che quando andavo a fare il biglietto per Tarrytown, gli andavo il biglietto e diceva one ticket for Tarrytown, così, no? Tarrytown. And they didn't understand anything, cioè non capivano niente. Cioè, what? Allora devo dire one ticket to Tarrytown. Tarrytown, please. Era molto più semplice. Bene. Thank you very much for the interview. You speak Italian? Parlo un po', cioè. Bene, bene, complimenti. Why do you speak Italian? You got an Italian boyfriend or what? No, ancora non ce l'ho, però ho studiato nel liceo per alcuni anni. Se cerchi un boyfriend italiano, io sono disponibile. Mi ringrazio per l'offerta. Beh. Ciao Luciano, ciao Paola, siamo ciucchi di nulla. Da domani. Sognare di amarti ce la fa ascoltare la grande orchestra dell'amico Diego Zamboni. Per voi, al ritornello.
trascorro le notti a sognarti, chiudo gli occhi e tu sei con me. Lo so, vicino a te. Ricordi di ritornelli questa settimana dedicata a questa grande orchestra di grande successo, devo dire, questo grande gruppo genovese che sono i Matia Bazar. Sì. Che cosa ascoltiamo oggi? Ascoltiamo oggi la famosissima Ti Sento, interpretata da Daniele Vallavalla, che abbiamo nel cuore. Grande esibizione anche di Paola in questa canzone. La fai mi è piaciuto farla, infatti interpretarla con tutti le varie correttini, le terze, le quinte, affini. Nel 1985 come singolo estivo viene scelto Ti Sento, con il quale il gruppo, già famoso in vari paesi del mondo, si affermerà definitivamente a livello internazionale. Il brano viene inciso in diverse lingue e con il titolo I Feel You avrà un rinnovato successo anche in Italia, grazie a un sound d'avanguardia che miscela le tastiere elettroniche e i sintetizzatori. Ti Sento diventa un classico del gruppo ligure ed una delle canzoni più conosciute degli anni Ottanta. Il testo della canzone fu scritto da Altos Dell'Ita, mentre la musica fu affidata a Sergio Cossu e a Carlo Marrale. La canzone fu pubblicata nell'85 come 17° 45 giri della band ed estratta dall'album Melancolia. La canzone ha venduto milioni di copie ed è rimasta nella classifica dei singoli più venduti in Italia tra la fine dell'85 e l'86. L'ascoltiamo, come dicevo prima, dalla bella voce di Daniela e Vallavalla. Ti Sento. Se mi ricordo, se mi ricordo, I'm not afraid to die.
I Can't Stop Loving You, questa mia canzone non è una mia canzone ma un mio arrangiamento, incluso però c'è una mia parte inedita, sì, che si chiama Anymore. E la voglio dedicare a tutte le persone romantiche. Durante le nostre serate ce la chiedono sempre, perché è una canzone, come dire, oltre che essere una canzone indimenticabile, anche un bellissimo riempimento. Sì. I can't stop loving you. Per voi. Long ago, this thing made me blue. They say the time helps a broken. A tutti, ciao, ci vediamo amici. Domani. Andate a ballare, domani. Mi raccomando. Ciao. Ritornelli per voi. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.